artisti. Allora, io vorrei chiamare sul palco Andrea Satta, perché lui, a proposito, Andrea Satta, non sto sbagliando, Andrea Satta dov'è? Eccolo, vieni, vieni Andrea, vieni qua con me. Adesso andiamo in centro, poi dopo ci sediamo. Allora, Andrea Satta, lui è, a parte il cantante de Tête de Boîte, giusto? Senza T. Madonna, me lo dicono sempre in Francia, non si pronuncia la T finale, però è testa di legno, diciamo. Sì, c'è la S finale. Tête de Boîte. Mannaggia, adesso mio marito che è francese, chi lo sente, ho pure sbagliato. Allora, però tu sei un uomo super poliedrico, nel senso che, a parte cantare, insomma, per la Tête de Bois, sì. Sei anche medico, mi sei pediatra? Pediatra, sì. Ecco, fai mille cose. Molte. Tra cui, adesso poi ce lo racconterà, posso già dire la cosa? Lo so che Vladimiro non volevo, me lo pure. Vabbè, una cosa meravigliosa, perché lui ha, diciamo, è stato uno tra i primi, credo, in Italia, a, diciamo, far andare un palcoscenico con la... l'elettricità creata dalle biciclette. Adesso parlo anche italiano? Si è capito quello che ho detto? Beh, più o meno. Allora, Andrea, hanno inventato il palco a pedali. Hanno inventato? Sì. Sei sicuro? Non è che poi ci scrivono qualcuno l'ha fatto prima di lui, eh? Non penso, ma noi non abbiamo inventato niente, perché è il nonno che torna dall'orto con la bicicletta e la verdura, la dinamo struscia sulla ruota di gomma e accende la lampadina. Allora, noi l'abbiamo moltiplicato per 100 persone pedalando la propria bicicletta accendono una piazza per Vladimiro mi sta odiando, perché era una cosa che dovevamo dire dopo, però vabbè, ma noi l'abbiamo detta perché effettivamente era per farvi capire perché un pediatra cantante a Macondo, e vi abbiamo già svelato. Beh, questo perché... non lo so per... no, adesso come non lo so, adesso dimmi allora qual è la tua Macondo. La mia Macondo, che bella cosa. Beh, è un luogo mentale forse. Diciamo che quando sto in un posto circolare, la bicicletta che va coi pedali che fanno il loro movimento, o l'acqua della fontana, o il fuoco che sale, insomma c'è qualcosa che è dinamico, sì. Io sto nello stato... Macondiano. In cui vorrei essere. Ci piace, noi torniamo tra un minuto dopo la pubblicità e riprendiamo da qua. Tra poco ci sarà anche Emma Bonino e Vincenzo Schettini. A tra poco. Bentornati a Macondo, siamo in diretta, sono le 22:23, io sono insieme ad Andrea Satta, che abbiamo detto essere uomo poliedrico, ma che soprattutto ha inventato il palco a pedali, ovvero, adesso non so perché, diciamo, nutrito da, non si dice nutrito, quale sarà il verbo? Alimentato, grazie Vladimiro, alimentato grazie alla dinamo che sfrega. Vogliamo fare vedere un po' di immagini? E dalle gambe di chi pedala? Ah, dalle gambe, certo, sì, vabbè. Con la propria bicicletta. Sì, no, felice arrivavo, giuro. Mi guarda, come dire, vabbè. Allora, vediamo un attimo, guardate. Allora, quanti sono che pedalano? Quanti ne avete bisogno di gente? 100 va bene, 100, 90 va bene, sì sì. 90 devono pedalare di più. Ma non è una pedalata faticosa, eh? Cioè, perché non devi trascinare il tuo corpo, la bicicletta è ferma. È su un cavalletto. E come funziona? Cioè, tu, la dinamo produce elettricità e la alimenta... Poi viene trasformata, però noi pensiamo a uno spettacolo popolare, sì, dove viene gente semplice con la propria bici, non ci interessano i palestrati con gli asciugamani sulla schiena, la bicicletta è semplice, è un triangolo e due cerchi, è la soluzione al traffico, è amica degli automobilisti. Perché se vai in bicicletta, se tutti quelli che possono andassero in bicicletta nelle città per andare a scuola, al lavoro, eccetera, quelli che devono per forza utilizzare l'automobile si troverebbero molto meglio. E allora il traffico sarebbe magari la metà e tutti quelli che possono vanno in bici, la bicicletta abbassa il colesterolo, aumenta le endorfine, costa indubbiamente, si risparmia, magari ci fossero un pochino più di piste ciclabili in giro per l'Italia, sarebbe sempre comunque facciamo un bene. Massa critica, andiamo in bici e i politici saranno costretti a fare Andrea, piste una ciclabili. Domanda, scusa, ma quando tu dici io, cioè, chiunque può venire a pedalare ai concerti, ma posso anch'io? Certo che puoi tu. Tutti possono, tutti quelli che possono permetterselo fisicamente, tu a voglia se lo puoi fare, si tratta semplicemente di voler fare una pedalata leggera da lungomare per un'ora di spettacolo, dandosi anche il cambio con un'altra persona, la bicicletta resta lì ma si può fare benissimo
benissimo in due. Allora, i bambini sono artisti naturali. Ah, no, beh, sì, esatto, i bambini non ho dubbi, no, temevo più per la mia salute che quella delle mie figlie. Allora, scusa, c'è una foto di un brano di Tête de Bois che si chiama Alfonsina e la bici. Sì. Mi racconti? Beh, Alfonsina Strada è stata, ecco là, qui nel nostro videoclip. Qui, allora, va detto subito perché sennò è Margherita, sì. Acco, ovviamente l'avete già riconosciuta. Era l'unica donna che poteva fare... Ecco, ma come l'avete convinta? Allora, chi era Alfonsina? Andiamo per Alfonsina ordine. Alfonsina Strada è stata l'unica donna che ha fatto il Giro d'Italia fra i maschi nel 1924. Quest'altrano sono 100 anni, troveremo il modo di festeggiarla. Pensa che, come allora oggi, la Gazzetta dello Sport organizzava il Giro d'Italia, non ebbe il coraggio di scrivere Alfonsina perché non si poteva scrivere una donna al giro, non poteva scrivere Alfonsino perché era una donna, scrisse Alfonsin, diciamo un gender fluid antelittera, esatto. Ecco, e voi avete convinto Margherita Hack a fare un videoclip con noi su questa canzone dei Tête, Alfonsina e la bici, e il videoclip l'ha girato Agostino Ferrente, e questa è un'immagine perché Luca, il trombettista, gli ha dato qualche istruzione, perché Margherita mi ha detto: io vengo, Andrea, ci voleva bene Margherita, ecco, ma ha preso il suo treno da Trieste, è venuta a Roma, bellissima, bravissima, ma voglio fare due cose: saldare e suonare la tromba. Saldare col saldatore e suonare la tromba. Saldò e suona la tromba. E beh, ma una grandissima. Senti, Andrea, avete mai provato a portare i vostri pedali, diciamo, in alta quota? Perché immagino, meno ossigeno, magari si fa anche più fatica. Beh, l'abbiamo fatto anche in Trentino, sulle Dolomiti, sì, siamo riusciti. E secondo voi avevate un po' meno energia elettrica? No, non c'è la differenza. No, perché a quel livello di impegno questo non succede, comunque fino a 2000 metri tutto resta più o meno uguale. Allora, invece, vorrei invitarti a guardare la nostra prossima storia, perché sai che noi abbiamo mandato a una ragazza che si chiama Giulia, che ha vinto in un contest tra 600 che hanno partecipato a questo contest, che era un po' il contest, cioè il turista peggiore d'Italia, nel senso colei o colui che avesse meno consapevolezza, no, e non si rendesse conto dell'importanza di tutelare, quando si viaggia, l'ambiente in cui si vive. Bene, lei l'abbiamo mandata, è un pretesto, è un gioco televisivo, devo dirti però che è molto interessante come esperimento. Lei sta facendo queste settimane esattamente è un progetto per la valorizzazione del medio alto agrodino, e per capirci siamo nelle Dolomiti bellunesi, e lei deve stare lì senza acqua, senza elettricità, senza riscaldamento, cioè una vita molto basic. Allora ti faccio vedere un recap di come è andata l'ultima puntata e poi ci rivediamo la nuova puntata inedita di questa sera. Vediamo. È un piacere conoscerti. Piacere mio. Benvenuta nel tuo giaciglio. Wow. Cosa ne pensi? Non mi sembra molto comodo. Cioè, questo sembra un carcere. Non sono molto felice in questo momento. Non era molto felice. Questo è un po' un recap della scorsa puntata. Adesso devo dirti che sono curiosa anche io di vedere come prosegue, come va. Vediamolo insieme. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Dormito bene? Sì, insomma abbastanza, un po' duro questo letto. La nottata comunque è passata bene perché ero molto stanca dalla giornata precedente, anche se ogni tanto mi svegliavo per girarmi perché mi si informicolavano le braccia. Adesso cosa cerchiamo? Boh, vediamo, perché adesso magari quando gira, che si alza anche poi il sole, magari l'altro versante, cresceranno altre piante. Questa tecnica si chiama foraging, ovvero la raccolta nei prati, nei boschi, di erbe spontanee che crescono naturalmente. Esatto.
esatto. C'è una felce che sto cercando, che cresce da queste parti, che sa di liquirizia. Ah, ecco, le polipodio. Prendi un secondo, mi arrampico. Ed è molto particolare perché fa questa radice una foglia sola. Qua ci sono dei finferli. Dopo che li hai raccolti vanno messi sempre in cestini, come vedi questo tipo di vimini, perché permette alle spore di ricadere sul terreno. I funghi li abbiamo trovati all'ultimo, quindi non eravamo certi di poterli recuperare, però per fortuna ne abbiamo trovati anche tanti e quindi riusciamo oggi a mangiare. Tu puoi entrare in un prato, in un bosco e dici qui non c'è niente, no? Non troverò nulla per sopravvivere. In realtà chi conosce i luoghi ti fa scoprire molte cose inaspettate. Hai tutto il pomeriggio che ti prepari lo zaino? Beh, c'è un motivo, sei pronta? Perché questo pomeriggio partiremo per dormire into the wild. No. Non ci credo. Non ci saranno particolari pericoli, se non quello dello stare in mezzo alla natura. Quindi lupi non ci sono? Ci possono essere, sono stati avvistati dei branchi di lupi. I lupi sono tra gli animali più intelligenti, ma si avvicineranno all'uomo perché non siamo la preda adatta per loro. Mi posso rifiutare? Mi spaventa il freddo e gli animali. Riusciremo a tornare a casa. Tornerò. Tornerai. Ok. Tornerai. Dai, facciamo lo zaino. Questi due. Uno. È impossibile. Prova, schiaccialo giù. Bravissimo. Ok. Hai visto che è possibile. Ok, vai un po' più indietro. Ottimo. Giù. Bravissimo. Sarà come lo chef stellato, ma ce la siamo cavata, dai. Giulia, è giunto il momento di andare a dormire. Sì, sempre se non torno giù prima. Bene, dai, infilati nel sacco letto. Ora calzalo su come fosse una calza, quindi non fai passare dietro la schiena. No. Mi sono già stufata, basta. Aspetta un secondo, Giulia, con calma. Pigliati sta roba qua. Non ti arrabbiare con me. No, sono troppo insacchettata, mi viene l'ansia. Certo. Voglio avere qualcosa che non mi contiene, che se devo andare via, vado via. Va bene, sacco pelo, lo apri con una cerniera. Apri bene il cuscino. Ok. L'importante è che l'ansia non si trasformi in rabbia, perché è la cosa peggiore. Ti manda il panico e il panico ti fa fare solo una serie di cavolate. Va bene, buonanotte. Buonanotte, cara. Emozioni uno schifo. Cioè, non sono preparata a fare una notte fuori. Ho paura degli animali. Inizia a essere lunga la giornata, lunghi giorni passati insieme, quindi la fatica si inizia a sentire. Però la prendo un po' come fosse un allenamento. Ma adesso ho un po' paura. Cioè, l'unica cosa che mi viene da dire è spero di addormentarmi e poi quello che deve succedere, succede. Giulia, stai andando benissimo. Beh, insomma,
Ma è una bella esperienza. Beh, insomma. Tu hai mai dormito così in To The Wild? Sì, sì, tante volte, un po' dappertutto ho dormito. Diciamo che durante l'università mi ero innamorato di una ragazza inglese, quindi ho dormito un mese in tenda nella periferia di Londra sperando di incontrarla. Comunque direi che questa ragazza... Ma, però non è esattamente in To The Wild, la periferia di Londra. È molto più pericolosa delle Dolomiti. Questo è vero. E comunque lei sta meglio, sta molto meglio di tutti, di tanti poveretti che stanno intorno alle stazioni italiane. No, assolutamente, però guarda... Quindi ce la può fare. Però guarda, è comunque tosta ed è brava perché sta dimostrando una grande forza di volontà e un grande carattere, insomma. Dai, dai. È anche brava perché condivide le sue paure. Allora, Andrea, torniamo a noi. A breve uscirà il tuo album da solista, sì. Che si intitola Niente di nuovo tranne te. Sì. La cosa che voglio sapere è, ma continuerai con il palco a pedali? E continuerò soprattutto a fare il pediatra, perché i bambini sono necessari proprio al sorriso, alla vita, a rinnovarsi, all'arte. E anche i pediatri mi sa che sono molto necessari e merce rara di questi giorni, da quello che mi sembra di capire. Vieni con me un attimo alla Gaudas Junk Band, che voglio che voi vi divertiate un po', no? Perché insomma qua abbiamo un cantante. Allora, adesso sì! Take it away, guys! Adesso potete fare più o meno quello che volete. Ti piace? Fighissimo, bellissimo. C'è l'acqua dentro, immagino. Questo no, è vuoto, può essere riempito. Suona come è una normalissima tanica, vedi? Beh, normalissima non lo so. Devo dire che normalissima, però è incredibile il suono. Hai visto che bravi? Beh, certo, perché c'è la cassa armonica. Rick, tu mi vuoi dire qualcosa rispetto a questi strumenti? Danny è lui che costruisce tutti gli strumenti e trova pezzi di rifiuti, no, da tutte le parti. Questo è nel giardino, è una tanica d'acqua che è attaccata qui, un pezzo edile utilizzato, no, di legno per fare. Poi musicisti, se vedete, ci sono tre corde solo, ok, non quattro come un basso. Avanzano. Avanzano e senti come va. Hai tutto. Funziona. Allora, grazie mille. Rick, dimmi, tell me. No, stavo dicendo, come questo, tutti gli strumenti fatti a punta di rifiuti, incredibili. E l'altro e suona le ciabatte, vedo. Lui, quelli sono le ciabatte quello... della sua moglie. Che lo sa la moglie che gli ha preso le ciabatte. Fa. E i tubi, appunto, che sono messi in una... scalo, perfetto. Vedi, quello è proprio il tubo idraulico, diciamo. E poi vedi, c'è la batteria che è fatta da un bidone, dei bidoni di detersivi vecchi, da... Senti, fammi sentire come suona. Ecco, c'è sempre il urlo della batterista alla fine, quello ci vuole sempre. Certo, questo fa parte. Allora, volete farci sentire 10 secondi? Che cosa ci suonate? 10 secondi? 10 secondi? No, è per dire. Allora, le vestiucche. Grazie mille ad Andrea Satta per essere stato con noi.